Allora, buonasera, ben arrivati, è un piacere vederli qua e avete fatto la scelta migliore, andare in giro, ma venire qua a vedere un grande regista europeo, perché Jacob van Dormaele è veramente un grande regista europeo, nonostante prenda il suo tempo per fare i suoi film, perché li cura veramente, li cesella, li sminuzza, li mette insieme e alla fine effettivamente sono dei film molto curati. Ma quello che personalmente, ma credo che sia opinione comune, mi ha sempre colpito di Jacob van Dormaele è il fatto che lui sia diventato un classico già dal primo film. Vi racconto un'esperienza personale molto breve. Una discussione che soprattutto sarà animata da voi, perché io dopo vi lascerò la parola e voi farete tutte le domande che vorrete, i film li avete visti, i film li conoscete e di conseguenza farete le domande. Se non le fate voi le devo fare io, per cui vi prego fatele No, non capisce l'italiano, quindi va avanti. Allora, l'esperienza personale era che ai bei tempi in cui forse avevo i capelli, non ricordo più, ma studiavo cinema all'università e tra i vari film studiavamo Casablanca, Quarto Potere, Via col Vento. Un giorno nel seminario per laureandi abbiamo studiato, e doveva ancora uscire l'ottavo giorno, abbiamo studiato l'utilizzo, l'uso della voce narrante in Totò e Leró, perché era un utilizzo eccentrico che aveva colpito il nostro docente e ci aveva fatto uno spiegone di 2 ore sulla voce narrante di Totò e Leró. Quindi essere, diventare dei classici già al primo film, all'esordio, è veramente qualcosa che appartiene a pochi. Il problema positivo di Jacob è che aveva già presente, sin dai primi cortometraggi, quello che avrebbe fatto nei successivi 38 anni. Basterebbe vedere, è pericoloso sporgersi. Ci sono molte costanti nel suo cinema che ritornano. C'è chi dice che chi fa lo stesso film è un grande autore. Lui non fa lo stesso film, però incominciando a decostruire e in qualche modo analizzare i suoi film, si vede che hanno delle costanti che sono evidenti. E questa evidenza, sempre modulata in modo diverso, ci porta a capire che effettivamente Jacob è un autore. E aggiungerei io, ma questa è un'opinione personale, ma suppongo che la pensiate così anche voi, se no non sareste qua, è un grande autore. Lui ha molte componenti che lo caratterizzano, alcune evidenti, altre no. Quello che mi colpisce, al di là del tempo, dell'attenzione per la faccezza, della voce narrante di cui prima, però è soprattutto che lui possiede una cosa, e adesso che l'ho conosciuto posso dire che effettivamente appartiene a lui più che alla sua arte, ha veramente una purezza di sguardo. Lui ha uno sguardo molto puro che a volte incomincia a incanalarsi nello sguardo di fanciulli, nello sguardo di persone particolari. Vi richiamo alla mente Pascal Duchesne, che è il Jean-Pierre Léaud di Jacob. Questa purezza di sguardo fa di lui veramente un autore trasparente. Allora, la prima domanda che vorrei fare, e poi abbiate il coraggio veramente, perché soltanto grazie a voi può diventare un grande incontro questo, eh? Il tuo sguardo è veramente puro, perché insegui questa purezza? Il tuo cinema, non solo la visione della tua vita, il tuo cinema è puro, parte da questa trasparenza per osservare poi cos'è la vita, la morte, la vita, le esperienze, le possibilità, anche il rimpianto. Cosa c'è in questa purezza? Ti fa sbagliare. No, non è più. Yes, sir. English. Okay, I will just translate for him and for we have a couple of people who speak English, so we'll have the question in English. You have a purity in your look that you use in your cinema. Sometimes it gets through the eyes of a kid, sometimes through the eyes of somebody somebody with handicaps, like Pascal Duchesne, who is like sort of Antoine Doinel, your Antoine Doinel. So, is it true that your cinema is pure? And why do you use this kind of transparency to just deal with things in life?
life, death, and regret, maybe? Is this, what about this purity of look? I don't know. About Pascal, who is by Antoine Bonnet, it's very funny. I by chance I worked with mental handicapped for on a documentary, and it was so fun to do because they were always in front of the camera trying to say something, and then I worked with some people that I met in the documentary to make a limitator who is that is shown here also that is a sort of improvisation with two actors that are so said special mentally handicapped, but they are geniuses. And there were a lot of during the shooting there were a lot of funny things that happened because they were living in my house. One of them, Jack, the main character, was sleeping in my bed, and in the morning he had my clothes and my toothbrush. No. And so it was that gave me idea to get to for the future. And then when I meet Toto the hero, it's like, you know, when you have a success, you have a free tour. You don't know if you will be free to make any movie you want after, if it's not a success. So I said, okay, I have a free tour. I don't know if it will happen again, so I will make a film with them. And the main character over there was Pascal, who was acting in theater with the guys that were in the other films. And so at the end of Le Huitième Jour, the eighth day, Pascal said to me, what am I playing in the next one? And then I wrote a part for him. And after we've done the next one, he said, and what will I play in your next one? And so that's the reason he's Antoine Bonnet, and he's in all my films. He asked for, and I write things for him. And it's always fun to work with him. Allora, diciamo che questa purezza, non lo so in realtà perché e se ce l'ho effettivamente. Diciamo che il caso per esempio dei ragazzi con sindrome di Down o disabili con cui mi è capitato di lavorare, a me è capitato per caso perché mi hanno chiesto di fare un cortometraggio sullo sport di questi ragazzi, e è stato veramente buffissimo girare con loro perché questi ragazzi si mettevano davanti alla macchina da presa, salutavano, ciao alla telecamera, e cercavano di interagire. E dopo l'ho fatto anche con altre persone, diciamo mentalmente ritardate, mentalmente disabili, delle altre cose di improvvisazione, ma è stato veramente talmente buffo. Mentre facevamo uno di questi film, avevo gli attori principali che stavano a casa mia, uno dormiva addirittura nel mio letto, e la mattina dopo aveva addosso i miei vestiti e il mio spazzolino in mano con cui si era lavato i denti, per cui cose fantastiche. E tra loro c'è stato Pascal Duquesne, con cui mi è capitato di lavorare, e quando ho girato Totò Leroux ha avuto la fortuna di essere un film di successo, e quando hai un film di successo praticamente hai un giro gratis, per cui sei fortunato e sai di poter fare un altro film, poi non sai se poi continuerà la cosa. Allora ho approfittato, siccome mi ero trovato benissimo a girare con questi ragazzi, ho pensato appunto di utilizzare, cioè di lavorare con Pascal Duquesne nell'ottavo giorno. Finito l'ottavo giorno, finite le riprese, Pascal è venuto da me e mi ha detto, quindi nel prossimo film che cosa faccio? E allora ho creato una parte per lui, abbiamo fatto il film successivo e mi ha detto, nel prossimo che cosa faccio? Per cui ho continuato a lavorare con lui, siamo diventati amici ed è, in questo modo è diventato un po' sentimento, un po' il mio Jean-Pierre Leroux, il mio Antoine Bonnet, perché me lo porto avanti in tutti i film, ma è stato per caso. Io vi chiedo se avete già domande. Nessuno al momento. Allora, andiamo avanti. Faccio io. Ok. Però vi prego veramente. Allora, da cosa nasce la tua concezione del tempo nel tuo
Cina, una concezione del tempo particolare. Cioè, allora, è vero, ci sono tutte queste sliding doors, queste possibilità, la vita può andare in un modo, può andare in un altro, ma tu fai in modo che vada in tutte e due i modi a volte, perché ci racconta tutte le varianti delle possibilità della vita. No, in generale, la tua concezione di Tom, perché il y a aussi beaucoup de possibilités, on sait que on peut aller dans une direction ou dans l'autre, mais vous nous montrez toutes les possibilités. Donc, ça c'est la vie. Non, c'est normalement avec l'utilisation du temps sur vos films. D'accord, aggiungo. Non. Ah. Okay. C'est vrai, enfin. Et quand tu t'y piaces, bon. Est-ce que j'aime bien pour qu'est-ce? C'est ça? Ah, ok. Si. Borges, era... No, si. Borges. Borges, ok. Borges, ok. Allora, non lo senti. I will often say I don't know, because it's true, I do it, but I don't, most of the time I don't know what I'm doing, and why I'm doing it. But, you know, some people see and can analyze and myself it's very difficult to analyze because I'm in it and it's just, it comes. There are different perceptions of time. What I like is, you know, it's often you say you can make films like Les Frères, the Brothers Lumière, and you like a documentary or a film that looks real, and you say, believe me, that's real. And you can make films like can make films like Méliès. My brain is better. Okay. You know, it was a sound. You can make films like Méliès where he says we are in a dream. It's not a reality. And in between, there is something that interests me. It's not a reality. It's not a dream. It's not a reality, it's not a dream, it's in between, see, it's about the perception of the reality. You don't know what is reality. You know you are dreaming, but it's not a reality. And I think the film can really, it's very good to narrate like our brain is narrating. A film can jump from one period to another period to jump from one period of time to another period of time and that's what I like when I started with the Pericolo de Borges and the Hero to try to reproduce how the brain is working, because my brain is working like, I don't know what is the reality. I think my brain makes a little of puzzle of what my eyes give to him, what my ears give to him, and with that information he imagines something that we call reality, but it's not a reality, of course, it's just our fiction. And that's the thing that interests me, because the film works like that, you know, and the time in the film is not the time of the planet, this time in the end. Diciamo che allora, sul discorso del tempo si può fare un film, diciamo, lineare e diciamo quasi documentario come I Fratelli Lumière, per esempio. Si può fare, se no, un film come Méliès, che invece ti dice vi sto mostrando un sogno, quindi è assolutamente non è realtà, è solo un sogno. Poi c'è una via di mezzo fra i due, fra la non realtà, fra il sogno e la realtà, che è non è né sogno né realtà, ma è la percezione della realtà, e questa è diversa per ognuno di noi. A me piace molto nei film narrare la storia, la narrazione dei miei film, mi piace molto che assomigli al modo in cui funziona la mente umana. La mente umana può passare rapidamente e a diversi periodi, a un ricordo del passato, all'immaginazione del futuro, al momento del presente,
E quindi a me piace un po' riprodurre questa modalità e anche di come funziona la mia mente. La mia mente e la nostra mente, ovviamente di tutti noi, fa praticamente un puzzle di quello che i nostri occhi percepiscono, le nostre orecchie, dei suoni che le nostre orecchie percepiscono, e quindi della percezione. E quindi per noi quella è la realtà. Ma in realtà, scusate il gioco di parole, non è la realtà, ma è la nostra realtà. Quindi il discorso del tempo in realtà è un po' la stessa cosa, perché il tempo non è lineare in un certo senso, quindi a me piace lavorare così perché è come lo percepisco io. Volevo dire due cose. Sì. Mi è piaciuto moltissimo il film, I like your film very much. Può anche parlare in italiano se vuole. Sì, sì, perché cioè, a parte è stato proprio bello, anche i personaggi sono stati molto belli, sia proprio fisicamente che come persone. E poi mi è piaciuto anche in particolare il fatto che il parlato, l'inglese, era molto facile, non era l'inglese quello, cioè credo che loro sono dei, si parlavano l'inglese così perché non erano madrelingua, no? Ed è stato bello anche per quello, perché ho potuto gustare il parlato, leggevo anche una volta, si discutiva qualche parola, leggevo i sottotitoli, però è stato molto più facile ascoltarli. Lei sta parlando di Mister Nobo, di Gustavo? Sì, sì, okay, sì, no, sì, sì. Sì, perché l'ho visto solo quello. Okay. Sì, 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 sì. E comunque mi è piaciuto moltissimo. Julia, what she said, she really liked Mr. Nobody, and she really likes the characters, and also the thing that they were also good looking, not only a wonderful character, but also very good looking, and they spoke in English, which was pretty understandable, not very complex, not very sophisticated, so it was easy to follow the film also for that reason. Yeah, Jared Leto is very beautiful. Beautiful man. Why did I choose a guy who is beautiful? I think it's because, for example, Hitchcock used very beautiful men and very beautiful women in situations that were totally not credible, you know. And then they become something unreal because they are beautiful. And when you take a figure that is anchored in reality, you know, not symmetrical, it's more concrete, you know, it's more. And sometimes if you want to bring it in a way that is where it's far from the reality, it's more easy with actors and actresses that are beautiful. If they have to be more, have the feeling that if you want something that when you want it to make believe it happens for real, then it's better to take actors and actresses that are not so beautiful. I have the feeling it's a theory. Allora, sì, in effetti Jared Leto è molto bello, non c'è dubbio. Perché ho scelto un attore bello? Mi viene da pensare che forse è perché Hitchcock, per esempio, usava uomini, attori molto belli, attrici molto belle, per raccontare delle situazioni incredibili, che diventavano non credibili, quasi irreali in un certo senso. E, un attore bello, in un certo senso, ti rende più facile raccontare qualche cosa e farlo sembrare realmente lontano dalla realtà. Io ho l'impressione, ma magari è un'impressione mia, che per raccontare qualcosa di reale sia più facile farlo utilizzando degli attori che, diciamo, sono più, virgolette, normali, meno belli così fisicamente, mentre un attore così con un volto, un fisico quasi perfetto, con un viso, è più adatto forse per raccontare qualcosa di un po' irreale, siccome quello era il mio scopo, questa è la ragione. Sempre parlando di Mr. Nobody, volevo chiedere come mai ha deciso di lavorare in America e com'è stata l'esperienza lavorando in America. Sì, okay. We were not in America. Yes, but with the American actor. There was one American actor, and we
We shot mostly in Brussels, ah, okay, in Belgium, partly in Germany, okay, and also in Montreal, in Canada. Okay. And we worked with English actors, Canadian actors, Irish actors, and all actors that are in Belgium and that speak English, because there are a lot also. So it's not an American film. Oh, I thought it was American. It's a Belgian, French, German film. Okay. Canadian, yeah. Nella finzione ha finto anche di essere americano. Allora, il film effettivamente non è un film americano, se non lì c'è un unico attore americano, mentre il film è stato girato, e quindi è un film che è essenzialmente stato girato a Bruxelles, in Germania e in Canada, quindi si può dire che è belga, canadese, tedesco, con attori inglesi, irlandesi, belgi, semplicemente che parlassero inglese, perché comunque ce ne sono tanti, però quindi non è un film americano. Yes. Volevo chiedere, visto che avete parlato di punti di vista, non solo di tempo, di realtà, ma di realtà anche appunto dal punto di vista di, in questo caso di me, dal punto di vista, ma anche avere il punto di vista di alcuni attori può in qualche modo aver diciamo, influenzato il Mr. Nobody, ad esempio dare diritto a Lugano. Quindi quando ho sentito che a un certo punto si è parlato appunto del fatto che in questo mondo futuristico, quando Nemo era anziano, insomma, mangiava più carne, ad esempio, diceva un tempo si mangiava carne, un tempo, come se fosse una cosa ormai non più presente, mi chiedevo se appunto questo elemento dipendesse un po' anche dall'etica e dalla posizione etica dell'autore. I'll translate into English. Yeah. Okay. Allora, the question is, you know, we were talking about points of view and changes in times and reality and the reality, and she was wondering if maybe also the points of views of some actors maybe could have influenced him. For example, Jared Leto is vegan. And in Mr. Nobody, at some point, they say that in the future, nobody will eat meat anymore. So I was wondering if it's something which also comes from the influence of the ethics and of the habits of the actors. When I write the script, I don't know who will play, who will act. Even I didn't know in what language. So the most important is, for me, the most important process is writing the script. That's the most. It takes a lot of time because most of the time, for years, the script is a bad script and it doesn't work. And after years and years rewriting, it becomes good. And when the script is good, and I feel it's finally it's good. Everything is easy on the set. If it's something doesn't work, it's a nightmare on the set. You know, I don't know what to do. But if the script is good, you know, I can answer to any question, everything. It's clear for everybody. So Toto the Hero, I started... Is it continue? Toto the Hero, I started when I was 23, and I finished when I was 30. That was better from little. I did also short films and things like that, but it was not working for a long time. The Eighth Day was the most easy to write. It took me 2 years, something like that. Toto the Hero was, for 5 years, I had more than 1,000 pages, you know, and I did only 100 or 150. So that was really the longest to write, because it's an opposite process. The script is going ordinary like this, you know, everything is focusing.
and I reverse the process and I made it like a tree. Everything is spreading. And how to make a story that spread without being totally lost. And some people are totally lost. And the Brand New Testament was shot. It was in 2 years. But the process of writing is the most important to me, because when the script is not good, it's a nightmare to be a director. And so usual, the normal life of a scriptwriter, the everyday life of a scriptwriter is to be a bad scriptwriter, because every morning it doesn't work. And you have to try again and again and again and again, and just at the very end, you are a good scriptwriter for the last month. Allora, no, devo dire che effettivamente l'influenza degli attori non c'è, perché per me viene prima di tutto il processo di scrittura, e il processo di scrittura per me prende una marea di tempo, e quando io scrivo una sceneggiatura non so sicuramente chi saranno gli attori, non so nemmeno in quale lingua verrà girato il film. Lo scrivere è la cosa che mi prende più tempo, anche perché è la storia di uno sceneggiatore per il 90% del tempo è un pessimo sceneggiatore, perché la sceneggiatura non funziona, tutte le mattine ti svegli, c'è qualcosa che non funziona e ci ritorni sopra. Poi a un certo punto arriva quel 10% in cui diventi un buono sceneggiatore, perché finalmente hai trovato la misura effettivamente giusta. E lo capisci, io almeno lo capisco, a quel punto diventa tutto molto bello, capisci che lo script è pronto e funziona, anche perché se è così, nel momento in cui tu arrivi a girare sul set va tutto liscio e io sono in grado di rispondere a qualsiasi domanda e non c'è nessun problema. Se per caso qualcosa non funziona nella sceneggiatura, fare il regista a quel punto diventa un incubo, per cui deve essere tutto perfetto prima. E io dicevo, ci metto veramente tanto tempo a scrivere le mie sceneggiature. Totò Nero l'ho cominciato quando avevo 23 anni, l'ho finito a 30, quindi ci ho messo giusto un pochino di tempo. In mezzo ho fatto delle altre cose, ho fatto dei cortometraggi, ok, però diciamo che sono passato da una sceneggiatura che inizialmente era tipo di 1000 pagine, che ho avuto in giro per circa 5 anni, e l'ho ridotta a 100-150. Però il ridurre, in gli altri film mi hanno preso un po' meno tempo, quello in cui ho messo meno tempo è stato l'ottavo giorno, ci ho messo solo 2 anni, anche di Resiste di Orsay ci ho messo solo 2 anni. E, diciamo che quello che faccio io è che nello scrivere una sceneggiatura vado un po' al contrario di quello che è il processo dello sceneggiatore normalmente, nel senso che nello scrivere una sceneggiatura normalmente si cerca di asciugare per arrivare a concentrarsi su un punto fisso. Io invece faccio il contrario, nel senso che creo un albero, una ramificazione, e devo dire che mi prende tanto tempo, perché non è facile riuscire a creare una ramificazione della storia senza perdersi, e qualcuno in effetti ci prova, si perde poi, e dopo anche il pubblico si perde. Grazie. Prego. Sì. Qualcuno? Ah, sì. Volevo sapere se posso dire una cosa. Diceva prima che è un incubo la sceneggiatura per il regista, se una cattiva sceneggiatura. Sounds like nightmare for the audience. The best script. Ok. Not only for the director. Prego, chiudo. No, era una domanda, una curiosità che stamattina ho venuto fuori. C'era un progetto a un certo punto, i media parlavano di un progetto di Jacot che si intitolava Dog Boy, che doveva essere Dog Boy, che doveva essere un western, così riportano i vari siti, eccetera. È un progetto che poi si è fermato, cioè che fine ha fatto questo progetto? There was something at some point talking about a project that may have, which was called Dog Boy, yeah, like a western or something. It was a project that I didn't write, but an English producer came to me and said, "Are you interested?" And I said, "Yes," but nothing happened. You know, it's very different the way a producer works than the way a director works. A producer needs to
make to be in another flow. Needs to be to go with the flow. Yeah, it needs to go with the flow. He has to pay people. He has to pay companies. So he has 15 projects at the same time. And if one project works, he forgets all the others. You know? A director, I don't have to pay anybody. You know? I don't eat so much sometimes. If I don't have enough money, just I don't use my car. But I write and I make only one thing until I'm happy. You know, and I make that film until it's done. You know, and if it's unsuccessful, it's unsuccessful. But I've done it. So the process is very different. I receive from producers scripts, but after a few months, most of the time, the producer forgot about the project. I just have one that I think that is in my brain all the time. Allora, sì, effettivamente quello era un progetto che mi era stato proposto da un produttore, mi ha chiesto se mi interessava e gli ho detto che sì, poteva essere interessante, poi non se ne è fatto niente. Ma non se ne è fatto niente anche perché la modalità di lavorare di un produttore e di un regista è estremamente diversa. Un produttore ha da seguire uno schema lavorativo e ha 50 progetti allo stesso tempo, ha delle persone da pagare e quindi deve avere delle linee molto precise. Io come regista lavoro al contrario, nel senso che ho un solo progetto, mi concentro su quel progetto, non ho nessuno da pagare, se mangio poco, talvolta non mangio proprio, e mi concentro nello scrivere, se mi va a uscire esco, se non ho i soldi per pagare la benzina non prendo la macchina, per dire, è molto 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 diverso. Quindi mi è capitato varie volte che dei produttori mi abbiano magari proposto delle sceneggiature, però alla fine non si è mai fatto niente, perché il produttore, cioè io ci metto del tempo nel ragionarci sopra, il produttore deve passare velocemente a qualcos'altro, quindi se ne dimenticavano loro per primi. When I have young film directors that come to me and ask me for advice, most of the time I say, okay, you have to learn to live with very little money. You have to learn to be poor. So you can survive. And there are two qualities. You have to be very determined and to be very stupid. If you are very stupid, you can continue. If you are intelligent and you know all the trouble you will have and all the problems you will have, and if you know you will suffer, then it's not possible to do that job. You have to be stupid and say, it will work, it will be fantastic. And 5 years after, yeah, it will work. I'm sure I will do that film. And 10 years after, oh, it didn't work, but it was fun to do. You know, you have to be a little stupid, otherwise you cannot do. It's the most important quality a director can have. A volte ci sono dei giovani cineasti che vengono a chiedermi dei consigli e io i consigli che normalmente do sono innanzitutto che bisogna imparare a mettersi nell'idea di vivere con pochi soldi, di essere poveri, e poi che bisogna avere due qualità assolutamente, essere molto determinati ed essere un po' stupidi, perché se si è troppo intelligenti e ci si mette a pensare quindi a tutti i problemi che verranno, a tutto quello che potrà succedere, non si può andare avanti a fare dei progetti di questo tipo. Bisogna essere abbastanza stupidi da poter dire sì sì, adesso ce la farò, vado avanti, e poi dopo 5 anni, ok, non ho ancora finito, però ce la posso fare, vado avanti, poi dopo 5 anni, ok, è uscito, non è andato bene, però è stato bello farlo, quindi ci vuole quel grado di stupidità sufficiente per poter effettivamente fare i registri. C'è qualche regina, aspirante regista tra voi? Stupida regista. Esatto. Ci sono ancora domande? Suppongo di sì. Se no facciamo un sondaggio. Qual è il film suo che vi è piaciuto di più? Totò Lero. Ho visto che non potevo farlo. Ho visto 3.000 volte. C'è anche stasera, giusto? C'è stasera. Italiano, sì. Hai tempo.
È in originale, ah, sono subito, e quelli sono tanti. Era doppiato per un attimo su Game Italiano, che è la versione di Nessuno. Sì, sì, dopo questa chissà sera proprio per la seconda. Chi è che vota Totò e Lolò? Non siate timidi, è un bel film, guardate. 5. E invece l'ottavo giorno? Uno. Sì, qua c'è gente che vota scheda, scheda bianca. Scheda bianca, non male. Allora, Mr. Nobody? Anch'io. Sto supremo. 5 e 6. Se posso esprimere un giudizio. E Dio esiste, viva con Sel? No. Posso votare due volte? Io. Guarda che abbiamo dimostrazione fotografica di quelli che non hanno votato. Esatto, vi verrà chiesto telefonicamente con tutti quelli che già mi chiamano. Bene, bene, perché sono abbastanza divisi. Sì, sì. E chi è che li odia tutti? Yeah, the question is, what are they doing here? I myself, I don't know. I like them. I'm happy that I like them all. But sometimes, less they were successful, more I love them. It's like a kid that has more difficulties than the others, you know. And nobody was the less successful. And strangely, and it's probably my favorite because it's, it was crazy. Like a mother with the with the dancer. Yeah. Io a me devo dire che effettivamente piacciono tutti, però devo dire che forse il mio preferito forse un po' è Mr. Nobody, perché in un certo senso è il film che è andato meno bene dei suoi, è come se fosse quindi il figlio che ha un po' di difficoltà in più per una madre che magari era un film troppo intelligente. I should have made more stupid films. Super a livello. Doveva fare più film stupidi. Ascolti, che no, stai finendo. No, intanto ho cominciato a finire questo. Ci sono altre domande? Prego. Posso, che sono arrivato tardi, quindi non so se ne ha già parlato. Ma ripetiamo. Voglio sapere se c'erano dei. Quali erano i suoi registi di riferimento, i suoi modelli per il suo mondo onirico, visivo? Do you have any reference in the directors that influenced you for your visual world and your narrative world, your dream world? Oh, yeah, because there are a lot of directors that, even if I never met them, were teachers for me. By example, for Toto the Hero, I started writing the story of the kids. Then I started another idea with adults. And then I started another story with an old man. But at the moment, I was realizing perhaps I can make the three at the same time and use the holes between all these periods of time. And a friend of me told me to look at the structure of Amarcord, of Fellini. And so I studied Amarcord, and I noticed that there are all little tiny stories from different characters, but every little story has a beginning, a middle, and an end, three acts. But all these acts were not at the same time in the construction. You have the first act of the first story, the first act of the second story, the second act of the first story, the first act of the third story, the second act, and so it's like in press, it's like and so it's not visible, but Toto the Hero has the same structure as Amarcord, even if the story doesn't have anything to do. But the story, the structure, tells also something. Because some structures made you look at how make the spectators ask what will happen at the end, and some other structures allows the spectator to forget about the end and just to be at the present moment.
and these are for that storytelling. It's really the most fascinating. Allora, ci sono sicuramente ci sono molti registi che non ho mai conosciuto, ma che sono stati dei maestri per me. Per esempio, vi posso fare l'esempio di Totò Lero. Io per Totò Lero ho scritto inizialmente una storia riguardante dei bambini, poi una storia riguardante degli adulti, poi una storia riguardante un anziano. Poi a un certo punto mi sono reso conto che magari queste storie potevo intrecciarle, incrociarle, metterle tutte insieme e giocare sul gap, proprio sul buco fra queste età praticamente diverse. E in quell'occasione un amico mi ha consigliato per farlo di guardare Amar Corda di Fellini e di guardare la struttura del film. E Amar Corda di Fellini è un film che ha una struttura che noi non ce ne accorgiamo, forse perché la storia non ha niente a che fare con quello, ma Totò Lero ha la stessa struttura di Amar Corda, nel senso che anche in Amar Corda ci sono tante storie dei vari personaggi, tante piccole storie che vanno avanti indipendentemente, cioè che hanno un primo atto, un secondo atto, un terzo atto, quindi un inizio, un mezzo e una fine, che però non hanno tutte lo stesso decalage, non vanno tutte nello stesso ordine, si incrociano costantemente, si intrecciano fino ad arrivare ad un finale comune. E questo a me è servito moltissimo, e la struttura di Totò Lero proprio l'ho costruita nella stessa maniera, e questo per me è una cosa estremamente importante, perché credo che la struttura narrativa sia anche dica molto di un film e faccia molto per un film, perché c'è una struttura narrativa, per esempio, che può portare subito lo spettatore a pensare ma come sarà il finale, oppure un'altra struttura narrativa che invece può tenere lì lo spettatore, che quindi si concentra solo sul presente di quello che sta accadendo senza stare a pensare come andrà il resto. Quindi insomma, Fellini è un esempio sicuramente. I tried to learn something, but I don't know how it works. It's Tarkovsky. When I see Tarkovsky, most of the time I cry, and I don't know why. I don't know how it works. I had a fantastic experience when I was something like 22, 23 years. I was to the Cinémathèque to look at the Mirror, and there were 10 screenings of the Mirror, so I saw all the 10 screenings of the Mirror again and again and again. And I think that's the most beautiful thing I ever saw. And then I saw, there was Stalker the week after, and I saw Stalker, and I said, wow, it's fantastic, it's beautiful. But I was a feeling I've already seen that film. And in fact, I had seen that film 4 years later in the theater, and I left, because it was too uninteresting. And 4 years later, it was the most beautiful film ever made. You know? And the film didn't change, you know, I changed. At the moment, some period of your life, some things are visible and some other things are not visible. You know, like my dog smells things that I doesn't smell, like the bird sees colors that I don't see. You know? At one period of time, we can see things that we didn't see before, and you here and me, we don't see the same thing. So it's so wonderful when we can see. E un altro sicuramente che posso citare è Tarkovsky, che è un autore che io ho cercato di capire e di imitare anche tante volte, ma non lo riesco effettivamente a capire, nel senso che ne ho un'ammirazione assoluta. Tutte le volte che vedo un film di Tarkovsky piango, ma non so perché, non sono ancora riuscito a capirlo. So che ho visto, mi è capitato di vedere tante volte Lo specchio, e di rivederlo e pensare che era la cosa più bella che io avessi mai visto. Poi successivamente ho visto Stalker e ho pensato che quel film l'avevo già visto. E in effetti io l'avevo visto 2 anni prima ed è uscito dal cinema perché non mi era piaciuto per niente, mi ero detto che era un film che non mi interessava. Ma non era cambiato il film chiaramente era lo stesso, ero cambiato io.
e quindi e non vi so neanche dire perché, però la cosa bellissima è che appunto tante volte in noi persone delle cose cambiano, non ce ne accorgiamo, non sappiamo neanche dire il perché, vediamo delle cose, sentiamo delle cose in modi diversi, in momenti diversi della nostra vita, allo stesso modo in cui appunto il mio cane per esempio sente degli odori e dei rumori che io non sento, e ognuno di noi appunto sente, se noi ci confrontiamo in questo momento probabilmente abbiamo delle sensazioni diverse su determinate cose, e nella vita è così, alcune cose si vedono, altre no, alcune si vedono in certi momenti e altre in altri momenti. And since that experience, I never see this film as nothing, you know. I never see this film as uninteresting because I don't know if somebody else can see it, something that I cannot see. E da quella, dal momento di quell'esperienza, diciamo che non riesco più a pensare che un film sia, non sia minimamente valido, perché può non piacere a me, ma non devo comunque pensare, cioè non posso pensare che magari qualcun altro ci possa trovare qualcosa che io non ci ho trovato. Non a caso ho citato due registi che modulano anche loro il tempo, Tarkovsky, Fellini, Intermezzo, anche io d'accordo con l'intreccio di tutte le situazioni, non per insistere sempre sulla stessa cosa. E comunque volevo dire a Jacob che la maggior parte dei critici anche non l'ho mai capito Tarkovsky, per cui sono tutti in buona compagnia. Ci sono ancora domande? Sì. Vuoi venire a sederti qua? No, no. È da un rapporto decisivo. Mi ha mai capitato di rivedere il suo film e pensare la stessa cosa del film che ha citato prima, di dire se io adesso sono cambiato, non sono più il me del passato, sono un'altra persona, quindi quando vedo questo film mi sento in un altro modo, lo reinterpreto io stesso in un altro modo. A me ad esempio è capitato con Mr. Nobody, mi ha tutta la stessa cosa, cioè mi era giusta anche la prima volta, però rivedendolo, avendo fatto diverse esperienze, l'ho vissuto proprio in un altro. Mi chiedo se anche lei magari tanto di vedere sui film. Did it ever happen to you to see again one of your films and think something like what you said before, just saying, okay, this is a film that I made 20 years ago and now I see it in a different way, I feel it in a different way? Because she was saying that, for example, yesterday she saw Mr. Nobody, she had seen it before, she had liked it before, but now she felt it in a completely different way, because she had, in the middle, she had different experiences, so she's a different person. Did it ever happen to you about your films? No, I never saw my films. No, I mean, I never saw my films for the first time, so I don't know what somebody else sees. When people come to me and say they love my films, I don't know what they have seen. When people say I hate your films, I don't know what they have seen. And personally, I will never see my film for the first time or have a first impression. I know them by heart, you know, and I know everything. I know all the rhythm. I know. I'm surprised by because I was at once. It's like looking at my face in the mirror. I'm not surprised. I'm not saying, oh, change. Yeah, it's all right. Dunque, diciamo che effettivamente a me, ma io non ho mai visto i miei film, nel senso che a me manca una base, nel senso che io non ho mai visto i miei film per la prima volta, perché sono un pezzo di me, non ho mai avuto quindi una prima impressione, e nel momento in cui qualcuno viene da me e mi dice che il tuo film mi è piaciuto moltissimo, io non so cosa quella persona ci abbia visto. La stessa cosa se uno viene a dirmi non mi è piaciuto per niente, non so cosa ci abbia visto, sono entrambe due pareri assolutamente possono essere condivisibili, però appunto per me, io conosco i miei film, li conosco assolutamente a memoria, quindi per me è come conosco il ritmo perfettamente, quindi è come guardare la mia faccia nello specchio e dirò guarda, sono sorpreso di come sono oggi, per me sono, sì, sono parte di me. Because when you make or when you write a film and then when you make a film, it's for years and years the same story that you and have to keep the perception, because it's, I think, a chewing gum, you know.
for all day, and I put it under the table for the night. And the day after, I take it again for years and years and years, and I have to feel good taste, you know. Like, I still feel the taste, or I remember the taste, in fact. Yeah. In effetti il motivo per cui li conosco così bene è anche il fatto che per tutto il tempo in cui io scrivo un film io devo mantenere lo stesso tipo di percezione per tutto il tempo, quindi è come se io masticassi un chewing gum e alla sera fermandomi lo mettessi, attaccassi sotto la scrivania dopo averlo masticato e poi la mattina dopo lo riprendessi e lo rimasticassi e devo ritrovarci sempre lo stesso sapore o almeno riuscire a ricordare lo stesso sapore che aveva, quindi la costruzione del film deve essere così. Altre domande? Se non chiedo una curiosità io al volo, facciamo finta che sia una domanda di raccordo. Perché è pericoloso spogliarsi in italiano? Perché, scusate, sì. il titolo originale di del suo cortometraggio del 85 è pericoloso spogliarsi in italiano. È pericoloso spogliarsi. Because when I was a kid, it was written in the trains. Yeah. Le passe penser de est pericoloso spogliarsi, nicht hinauslehnen. So it's for me the train is when I was a kid, the train was nicht hinauslehnen. Est pericoloso spogliarsi, le passe penser de. Il motivo è perché quando ero bambino si andava spesso in treno e in treno c'era scritto in varie lingue è pericoloso sporgersi, I'm not the same, and this is only... Io è l'unica frase che ricordo da piccola in tedesco, I'm Stände aus dem Fersten derfe. Ricordo da allora, I didn't know what it meant. E questo è il motivo del titolo in italiano. Quindi c'è qualcosa in comune, perché io mi ricordo la versione francese, sapete, una delle quattro parole in francese che si sapete. Che tempistica abbiamo? Abbiamo ancora 5 minuti. Quindi ora o mai più? Ora o mai più. Potreste chiedergli qual è il suo prossimo progetto. Per esempio. Hanno chiesto qual è il tuo It's about I'm writing. It's a film. I thought that my planning for the script is to be finished with it 3 years ago, and I'm still writing. It's about dreams. Oh. It's about dreams, and it's not finished. That means it doesn't work. I'm rewriting for the sixth time the script that doesn't work, and I hope this time it will work. Change the script. But the difficult thing is that the most beautiful dreams don't mean anything, and this strange narrative thing that is a film always ask meanings, and that's the difficulty I have in all my films. It's I like to speak about things that doesn't mean anything, that questions that doesn't have any answer, and things that go nowhere, like being alive. And the film asks answers to the questions, meanings, and an end that gives a meaning to everything that precedes. And my death will not give a meaning to anything that precedes. So it's very different experiences. Allora, il mio progetto, effettivamente, come dice lui, come ha detto in altri momenti, è un progetto che sarà pronto 3 anni fa. Nel senso che il suo progetto era di... avercelo pronto 3 anni fa, è in ritardo giusto di 3 anni, sta ancora scrivendo, sta scrivendo la sesta versione della sceneggiatura che evidentemente fino a questo momento non funzionava, spera che in questo caso funzioni. È un film sui sogni. È difficile fare un film sui sogni perché i sogni più belli non significano molto. A me piace parlare di cose che non hanno un significato, di cose che non hanno una risposta, di cose che non hanno
una loro fine esatta, o non portano ad un finale, come è l'esperienza della vita, fondamentalmente. Nella vita tante cose non hanno senso, non hanno... ma un film, al contrario, dovrebbe avere un inizio, una fine e dare un senso al finale. E diciamo mettere insieme, riuscire a mettere insieme queste due cose dentro un film non è tanto facile, ed è il motivo per cui ci sto ancora lavorando. Sì. Grazie. Allora, grazie. Ringraziamo Giacomo.